La sala polivalente a Valle Crosia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha ospitato l'incontro Donne dal passato al presente al futuro, un evento proposto dall'associazione Betel in collaborazione con le 5 Torri e Alziamo i Toni. Direi che è andata bene, è stata una grande affluenza e ringrazio l'associazione Betel e l'associazione Carabinieri in congedo per aver pensato a Valle Crosia per fare, diciamo, questo evento. Il comune è sempre presente e in aiuto alle associazioni che vogliono promuovere iniziative di questo tipo. Oggi voleva essere il ricordo della Giornata Internazionale della Donna, che erroneamente viene sempre intesa come festa. Invece è il ricordo di una tragedia avvenuta nel 1907 negli Stati Uniti. Abbiamo voluto ricordare le vittime di questo episodio, ma abbiamo voluto ricordare anche il ruolo delle donne che dagli anni 1900 in poi hanno intrapreso la lotta per essere considerate alla pari dell'uomo. Parità che ancora sembra essere molto distante, ma perseverando soprattutto nelle nuove generazioni, nella cultura, diciamo, anche del rispetto, partendo dalla famiglia, partendo dalla scuola, si può arrivare a una posizione, diciamo, di riconoscimento di parità di genere. Quindi io ringrazio veramente per aver dato la possibilità ai cittadini di Valle Crosia di partecipare a questo evento, di essere sensibilizzata ulteriormente al rispetto delle figure che sono così importanti, perché sono anche quelle che danno la vita alle persone. Quindi è importante la vita mantenerla e non come in tanti casi che viene tolta. Per cui buona festa internazionale, chiamiamola così, della donna, intesa come maggior consapevolezza del proprio ruolo all'interno della società. Possiamo anche dire che in politica, visto che sono un amministratore comunale, è dal 2011 che è stata creata, diciamo, la quota rosa, perché fino allora le donne in politica erano circa l'8%. Dopo, appunto, le quote rosa, in politica attualmente è il 35%, una percentuale che vede le donne ancora diciamo molto inferiori, in numero inferiore, ma per questo non bisogna demordere, perché non è detto che nella mente di una donna non ci sia quello che c'è diciamo nella mente di un uomo, inteso la possibilità e la capacità. Per cui buon inizio, diciamo, di percorso per tutti quelli che vogliono intraprendere la consapevolezza del ruolo all'interno della società. Colgo questa occasione anche per ringraziare, appunto, l'Associazione dei Carabinieri in Congedo per questa iniziativa che ci ha resi veramente onorati e per averci omaggiati. Io veramente di cuore li ringrazio anche per il risultato di questa giornata inaspettato. È stata una giornata in cui, appunto, abbiamo ricordato il significato di questa giornata, appunto, che magari a volte si perde un po' il senso nella festività, ma ricordare proprio l'episodio scatenante che poi ha portato a creare, appunto, questa giornata internazionale della festa della donna. Quindi ricordare le donne che hanno lottato con tutte se stesse per ottenere la propria libertà, i propri valori. E quindi ringrazio veramente l'amministrazione del Comune di Valle Crosia, la dottoressa Piardi, che ci ha permesso anche di realizzare questo evento. Dunque, io interverrò come presidente dell'associazione Alziamo i Toni e come membro associato dell'associazione Betel. Sostanzialmente in oggi abbiamo voluto rendere omaggio a quello che è il simbolo della festa della donna, indicato come un ricordo di tutte le lotte che le donne hanno dovuto affrontare negli anni e anche un piccolo riferimento, piccolo ma importante riferimento, alla situazione della violenza che molte donne sono ancora oggi costrette a subire. Tutto è nato perché l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, che ringraziamo, omaggerà l'Associazione Betel, che si batte da sempre per la tutela delle donne vittime di violenza, ha voluto
appunto omaggiare la Betel con un mazzo di mimosa, un dono floreale. Quindi insieme a, anche all'associazione Le Cinque Torri e alla presidente Carla Aprosio, abbiamo pensato di creare una sinergia delle quattro associazioni che riteniamo fondamentale in questo momento di bisogno e di ricordo, a tutela di quello che le donne hanno passato e stanno passando. Vuole essere non un convegno vero e proprio, ma semplici pillole, fra virgolette, in ricordo appunto di quello che è il simbolo reale della festa della donna dell'8 marzo. Per noi è andato benissimo, il nostro scopo era appunto di regalare un mazzo di fiori a tutte le donne, tramite loro associazioni che fanno tantissimo, lo fanno con il cuore, lo fanno veramente con entusiasmo, e quindi, ed era giusto essere qui presenti insieme a loro.